Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Forse dovrei dire buonasera perché da me è sera, però da voi non lo so, per cui se è giorno, buongiorno, se sera, buonasera. D'inverno va così, la luce è poca, non si capisce quando è giorno, quando è notte e soprattutto se piove. È la fine del mondo, ma non facciamoci buttare giù dal clima perché possiamo fare di meglio. Comunque, oggi parliamo di un argomento che entusiasma parecchio me, ma anche voi, perché abbiamo un mini haul con acquisti che ho fatto durante i giorni di Black Friday. Comunque, devo dirvi questo, oggi sono super gasata perché finalmente ho acquistato la mirrorless e questo è il primo video che filmo con l'attrezzatura professionale e sono super super felice. Questo è un altro degli acquisti che ho fatto durante il giorno, anzi il weekend del Black Friday. Ho studiato parecchio, mi sono fatta venire un sacco di mal di testa con sta storia della mirrorless, ma quando l'ho trovata sono andata in negozio, l'ho comprata e sono uscita nel giro di 10 minuti, cioè il tempo di fare proprio l'acquisto e basta. Ora però passiamo a quello per cui siamo qui tutti quanti, e cioè a quello che ho acquistato in materia di abbigliamento, perché era un po' che avevo bisogno di comprare qualcosina di nuovo perché non ho abbastanza cose invernali, e quando mi riferisco ad abbastanza cose invernali mi riferisco a top che non siano maglioni ma cose un pochino più leggere che si possano indossare anche così in giornate un pochino più easy o in uscite un pochino più particolari, senza sembrare banali, ma anche solo banalmente per rinfrescare un po' l'armadio, quindi qualche piccola cosina che proprio avevo voglia di comprare. Partiamo dal sacchettino che sono gli acquisti extra che ho fatto mentre sono andata a ritirare il pacco, perché mi sono fatta tentare anche qualche giorno dopo il Black Friday, perché sono passati quasi una settimana. Ci sono ancora parecchi saldi, per cui se volete andarvi a fare un giro andateci, perché ci sono delle cosine molto carine. E poi mettetevi i paraocchi perché ci sono tutte le cose di Natale per il party style e sono bellissime e non so come ho fatto a resistere, ma so che il prossimo giro sarà improntato su quello. Dovrò cercare qualche cosa da indossare durante le festività. Partiamo quindi subito con gli acquisti. Questi, e la prima è una cosa lillosa. Lo so che ho detto giusto poco fa che non volevo comprare maglioni, ma questo non è un maglione come tutti gli altri, e soprattutto non è un maglione di quelli che ho nell'armadio, perché tutti i miei maglioni sono o bianchi o beige o color cammello, quindi molto molto basic, cosa super comoda. Ma volevo un po' di colore. Questo maglione è bellissimo, non c'è molto da dire, è morbidissimo, super super chunky e ha anche un po' di lana dentro, non è tutto sintetico, insomma. Ovviamente non è uno di quegli acquisti in cui preferisco investire, è uno di quegli acquisti che dureranno un inverno, massimo due e basta. Però ci sono dentro anche 10% di lana e 5% di alpaca, e questo lo rende comunque un'opzione super calda per l'inverno, anche perché non è troppo ingombrante, ma allo stesso tempo morbido e caldo. Scusatemi tanto per lo stacco proprio di luce tra il video e il pezzo in cui vi faccio vedere gli outfit. Purtroppo mi sono resa conto mentre montavo il video che la luce era proprio pessima e non si riuscivano a vedere bene i colori e i dettagli degli outfit, per cui ho deciso poi di filmarli a distanza di giorno, e in questo modo ne approfitto anche per dirvi che cosa ho deciso alla fine di tenere e che cosa invece rimando indietro, perché mi sono resa poi conto che alcune cose non mi stanno proprio bene. Adesso vi spiego anche perché. Intanto abbiamo il maglioncino lilla, questo è carinissimo, proprio bello, molto molto morbido. Questo sicuramente lo tengo perché è perfetto. Il colore, anche queste maniche a sbuffo sono proprio bellissime, e questo dettaglio sulla vita dove si stringe è perfetto, lo rende proprio il maglioncino perfetto.
Tra l'altro poi sto adorando questo colletto così a metà collo, né troppo alto né troppo basso. Il giusto compromesso per me, che amo avere qualche cosa che mi tiene il collo coperto, ma allo stesso tempo non me lo copre completamente e non mi fa sentire quella sensazione di essere soffocata dai vestiti. Comunque è perfetto anche perché si stringe anche qua sulla manica e quindi lo si può tenere tirato su ed è ancora più bello. Passiamo ora al secondo acquisto e abbiamo di nuovo un maglioncino, ma non è proprio un maglioncino, è un cardigan color lampone. Ho scoperto quest'estate che il lampone mi piace un sacco e che mi dona soprattutto tantissimo e ultimamente sto comprando un sacco di colori perché ho proprio voglia di avere colore addosso, colore nell'armadio, colori ovunque. Ho bisogno proprio di includere un pochino di colore nella mia vita e questo maglioncino qua è stupendo, è proprio bellissimo. Non è proprio di una qualità esagerata, però per quello che è costato, diciamo che fa la sua scena. La composizione è 100% nylon, quindi sintetico, però è carinissimo, non ho potuto resistere. Il cardigan fucsia, eccolo qua, è davvero stupendo e questo mini haul mi sta insegnando che in realtà anche i colori possono essere eleganti, perché mi sono resa conto che io sceglievo cose molto basic e in colori molto neutri perché in questo modo era più facile avere questa sensazione di eleganza senza troppo impegno, mentre adesso mi sto rendendo conto che anche i colori scelti nella palette giusta e nella forma giusta, quindi sotto lo stile giusto, possono essere eleganti e la prova lo sono anche questo maglioncino e il maglioncino lilla. Questo cardigan poi è bellissimo perché è molto fitted, poi questi bottoncini così particolari sono molto festivi, una cosa che probabilmente in passato non avrei scelto, ma adesso sto amando tantissimo. Da notare anche in questo le spalle un pochino più interessanti con questo dettaglio così arricciato e diventa il pezzo perfetto per un outfit comunque completo ed elegante, anche perché questo cardigan qua non richiede nemmeno qualche cosa da indossare sotto perché è perfetto anche da solo. Passiamo ora invece alla scatola. E questi sono acquisti che ho fatto proprio online il giorno stesso del Black Friday perché avevo delle cosine che volevo acquistare e per una di queste ho dovuto lottare. Adesso vedrete perché. Non vedo l'ora di vedere tutto quanto. Abbiamo. Da cosa parto? Da cosa parto? Da cosa parto? Non partirò dalla cosa più wow, ma partirò da quella un pochino più utile, e cioè gli acquisti proprio che erano necessari per l'armadio invernale. Manca qualcosa, mi sa. Eccola qua. Allora, ho notato ultimamente che con l'abbassamento delle temperature, con l'arrivo della stagione fredda, ho più freddo rispetto agli anni precedenti alla testa e ho bisogno di coprirla. E siccome non ho capelli molto carini, molto belli e stilosi, ho puntato gli occhi su questi qua, che sono super basic ma super carini, molto molto belli, morbidi, caldi e soprattutto contengono anche un po' di lana, ma non sono neanche troppo ingombranti, per cui sono perfetti per mantenere la testa al caldo e non ammalarsi durante la stagione fredda. Ovviamente non potevo non prendere anche la sciarpa abbinata, anche perché questa combo mi dà montagna vibes e quindi sono pronta per andare a sciare o per andare a prendere una tazza di vin brûlé in montagna e non vedo letteralmente l'ora, cioè sono proprio gasatissima per questo inverno
Comunque lo trovo super super carino e devo dire che questo colore si abbina con tutto, quindi è perfetto. Un'altra cosina che ho preso è un secondo cappello, sempre nello stesso stile, sempre di quello stesso modello, solo che questo è di un colore un pochino più caldo, un marroncino tortora, molto molto bello, quasi tipo latte macchiato. È bellissimo e soprattutto è un colore che mi sta davvero bene. A me che sono mora e ho gli occhi scuri, è proprio in palestra. Per questo non ho comprato la sciarpa perché comunque ho parecchie sciarpe con queste tonalità dentro e quindi non c'era proprio bisogno di spendere soldi per una sciarpa che ho già nell'armadio. Passiamo poi all'acquisto, al primo acquisto wow di questo haul, e abbiamo questo blazer bellissimo che avevo puntato già dall'estate, solo che per qualche strana ragione non ho acquistato, ma è stupendo, cioè lo adoro tantissimo, anche perché ha questi bottoni bellissimi, guardate qua. Cioè, è stupendo, ragazzi, è proprio stupendo. E in realtà per l'estate è un po' pesantino perché comunque sembra in cotone. Adesso vediamo il tessuto. Contiene 55% di cotone e 45% di poliestere, quindi è abbastanza pesantino proprio anche proprio al tatto, non è proprio leggero, per cui io non lo indosserei in estate. E per l'inverno è perfetto perché posso indossarlo con un maglioncino super leggero sotto in lana e seta e avere un doppio strato caldo e molto molto fashion. Questi soprattutto sono colori bellissimi anche adesso in vista del Natale e sono super contenta di questo blazer. Mi sembra un po' tipo fantasia piede pull da lontano, ma non lo è. È decisamente boh, qualcosa che richiama il piede pull, però è comunque bellissimo. Poi ha queste spalle super strutturate e sono veramente super gasata. Anche perché lo potrei indossare con dei pantaloni blu scuri, così come con dei pantaloni neri o tipo dei leggings pantalone e sarà davvero perfetto. Abbiamo infine il blazer e questo ho dovuto decidere a malincuore che non fa per me perché queste spalle così ampie credo che non siano adatte per il mio fisico, purtroppo strabordano un po' troppo. Fosse stato un pochino più stretto e più fitted, probabilmente sarebbe stato meglio, però io alla fine sono un po' minuta e non mi posso permettere di indossare un blazer così ampio sulle spalle, però se avete le spalle un pochino più ampie rispetto a me è davvero meraviglioso questo blazer qua e a me spiace veramente tanto non poterlo tenere. Perché è veramente bellissimo, anche i colori sono stupendi, guardate qua che meraviglia. Però appunto guardate quanto sono sbilanciate le spalle rispetto a tutto il resto. Abbiamo infine l'ultimo acquisto per il quale ho dovuto lottare, praticamente ero lì nel carrello e continuavo a schiacciare acquista, acquista, e mi diceva no. Non è più disponibile, non è più disponibile. E poi dopo qualche secondo mi diceva l'articolo è tornato disponibile e io che mi lanciavo ad acquistarlo e poi di nuovo. Finché poi alla fine l'ho mollato lì per un po' e sono ritornata e ho beccato proprio il momento giusto. Ho cliccato acquista e sono stati miei. E questi qua sono l'ennesima
dimostrazione di come io quando metto gli occhi su una cosa e mi piace tantissimo la devo prendere, perché questi pantaloni qua li avevo già provati tipo verso fine agosto, solo che per qualche strana ragione ho deciso di non acquistarli e me ne sono pentita perché poi li ho sognati per mesi, siamo già a dicembre e non ho smesso di pensare a questi pantaloni qua, sono dei pantaloni a palazzo a quadretti blu e fucsia e sono bellissimi. E guardate qua, l'obiettivo è proprio quello di indossare questi pantaloni qua con questo maglioncino. Sono delle combinazioni che non azzardavo qualche tempo fa, ma adesso non trovo per niente esagerate, anzi sono bellissime e sono super super contenta, anche perché per questi pantaloni qua ho anche il top color lampone che posso abbinare con il cardigan sopra e saranno comunque perfetti. Questi sono bellissimi di nuovo anche adesso nel periodo natalizio, perché comunque non sono proprio leggerissimi, sono comunque un po' strutturati, hanno un po' di peso e indossati comunque con un paio di calze sotto, con l'ant, si ha quello strato in più e non si ha freddo. Io non credo che li indosserò con i collant, però è un'opzione per chi soffre il freddo. Adesso cercherò di farvi vedere anche i pantaloni, ma sarà una bella sfida. Allora, questi pantaloni qua sono bellissimi. Ecco, forse così li vedete meglio. I colori sono proprio perfetti. Poi, in realtà, questo maglione l'ho preso proprio da abbinarlo ai pantaloni perché hanno questo dettaglio fucsia. Questi sono i pantaloni e guardate qua che meraviglia che sono. Questo dettaglio è proprio bellissimo. Insieme poi al maglione, ovviamente, sono perfetti. Non so se vi sto rendendo l'idea, ma cioè, io sto amando questo outfit. Aggiungo quest'altra clip qui perché mi sono completamente dimenticata di questo acquisto, perché ormai sono passati troppi giorni, ma abbiamo delle calze super super belle. Queste sono blu, purtroppo non riesco a farvi vedere esattamente il colore, però ve lo farò vedere alla luce del giorno, ma sono stupende. Sono 30 denari, morbidissime. Poi ci sono queste che sono super belle, le adoro, sono tipo motivo astrale, sono dei collant bellissimi. Adesso vanno tantissimo quelli con le scritte o coi fiori, io invece ho scelto queste. E poi ho preso queste qua che sono seamless e sono semplicemente dei collant marroni. Basta, questo è tutto, ve le farò vedere meglio e indossate quando creeremo insieme degli outfit. Questi sono gli acquisti, non sono tantissimi, ma sono quelli giusti, proprio poche cose ma giuste e cose che adoro e che so che indosserò non stop. Preferisco ultimamente acquistare poche cose, ma cose che davvero mi piacciono, che mi rendono felice proprio solo a vederle, e quindi non mi spingo a fare acquisti folli, anche perché non ha senso. Alla fine, alternando bene le cose e abbinandole bene tra di loro, in modi più strani, più diversi ogni volta, si riesce a creare un outfit originale e che sembra sempre nuovo. È tutto per oggi, fatemi sapere qual è la vostra cosa preferita tra tutte quelle che ho acquistato, vi lascerò ovviamente tutti i link qua sotto se gli articoli sono ancora disponibili, ovviamente in alternativa vi lascio qualche link a cosine simili perché possiate andarle ad acquistare se vi interessa. E con questo è tutto, io vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!